Grazie a tutti per aver accettato l'invito. Io chiederei a Patrizia Chilelli, per 22 anni segretaria del Presidente Andreotti, di leggere il messaggio del Presidente del Senato e del Cardinal De Donatis, Vicario di Roma. Buonasera a tutti. Allora, questo è il messaggio di saluto indirizzato dalla Presidente del Senato. Eminenza Reverendissima Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente Letta, Presidente Chiorazzo, autorità, signore e signori, concomitanti impegni istituzionali non mi consentono di presenziare ai lavori di questo importante momento di approfondimento dei rapporti tra Giulio Andreotti e le figure più note ed eminenti del cattolicesimo nel corso del XX secolo. Desidero comunque far giungere agli illustri relatori e a tutti i partecipanti il saluto mio personale e del Senato della Repubblica. Grazie alle testimonianze raccolte, ad una ricerca scrupolosa e ad un'attenta contestualizzazione storica delle diverse corrispondenze, i miei santi in paradiso rappresenta per tutti noi l'opportunità di capire la profondità e la rilevanza delle relazioni che Andreotti seppe creare e coltivare negli anni. In questo quadro, l'opera di Monsignor Leonardo Sapienza e di Roberto Rotondo consente una riflessione non solo sui legami tra Andreotti e la Chiesa, ma sulla capacità di coniugare la necessaria laicità nell'azione dello Stato con il valore e i principi solidaristici e caritatevoli del cattolicesimo. Lei non conosce il Vaticano. Una delle frasi più celebri di Giulio Andreotti trova in questa pubblicazione la sua naturale cornice. Andreotti si riferisce ai tempi necessari per la restituzione alle suore di Priscilla del loro convento, considerati un problema di facile risoluzione da parte di Papa Giovanni XXIII. Un aneddoto in grado di coinvolgere il lettore e metterlo in condizione di sentire il rapporto di empatia e di sincera amicizia che caratterizzava il legame umano tra Andreotti e Papa Roncalli. Oltre alle relazioni tra Andreotti e le figure più note e più preziose della Chiesa nello scorso secolo, questo libro ci restituisce uno spaccato inedito relativo ai rapporti con i giovani sacerdoti, compresi quelli più di rottura e di avanguardia. Il supporto fornito loro, anche sotto gli aspetti burocratici o amministrativi, appare ad una visione d'insieme come un contributo diretto a quella stessa ricostruzione morale del Paese alla quale aveva prestato attenzione ben prima della fine del fascismo. Nella certezza che i vostri lavori sapranno offrire ulteriori elementi e momenti di studio e di approfondimento, rivolgo a tutti voi i migliori auguri di buon lavoro. Questo è l'intervento del Cardinale Angelo De Donatis. Alcuni impegni assunti precedentemente all'invito che ho ricevuto per partecipare a questa serata mi impediscono di essere presente al bel momento che state vivendo in commemorazione dello statista Giulio Andreotti a 100 anni dalla nascita. Me ne rammarico ed auguro alla pubblicazione curata dal carissimo Monsignor Sapienza, padre Leonardo per tutti i suoi amici, e dal dottor Roberto Rotondo, per anni collaboratore affezionato ed attento del presidente Andreotti nella redazione di 30 giorni, un felice successo. La pubblicazione ha tratti interessantissimi che fanno luce su pagine importanti e delicate della storia italiana, lette dal caleiscopico osservatorio di un protagonista centrale della cosiddetta Prima Repubblica. Meglio sarebbe dire degli anni della rinascita di questo Paese e della crescita democratica dopo la tragica avventura bellica. Emerge con forza e con l'arguzia e l'umorismo cui il presidente Andreotti ci ha abituati la vicinanza alla compagine ecclesiale e, ancor di più, il profondo senso religioso ed ecclesiale del grande statista. La corrispondenza così variegata con i santi del suo tempo, alcuni già dichiarati, altri, come si osserva nella prefazione, sono i santi della porta accanto evocati da Papa Francesco, esalta lo spirito di obbedienza, di comunione, di corresponsabilità che ha accompagnato il cammino di fede di Giulio Andreotti. Qui a Roma abbiamo titoli particolari per ricordare la sua vita di pietà.
a cominciare dalla sua amata parrocchia di San Giovanni dei Fiorentini e dal rapporto con i parroci che il Presidente ha visto avvicendarsi negli anni. Ma possiamo ricordare anche il suo impegno giovanile nei movimenti della nascente DC e il suo coinvolgimento nelle varie iniziative di carità che chiedevano il suo sostegno e la sua collaborazione. Il Presidente, a chiamata, c'era e dava il suo contributo, spesso discreto e senza clamori, così come insegna il comandamento evangelico. La vicinanza con i papi che hanno accompagnato la vita di Andreotti è strettamente connessa con l'importante gravità e gravi responsabilità politiche che egli ha ricoperto. Il suo aiuto alla causa del bene comune, alla ricerca della pace, al perseguimento della verità, alla difesa dei deboli è stato costante e sempre allineato con le posizioni del Magistero. Nella pubblicazione ci sono aspetti interessanti e, credo, anche inediti che possono aiutare a comprendere la storia passata. In qualche modo sono una proiezione per guardare avanti con quel senso di responsabilità verso la cosa pubblica che oggi sembra indebolito e che invece è stato fortemente richiamato da Papa Francesco nell'intenso messaggio che ci ha donato per la Giornata Mondiale della Pace di quest'anno, lo scorso 1 gennaio. Viviamo in questi tempi in un clima di sfiducia che si radica nella paura dell'altro o dell'estraneo, nell'ansia di perdere i propri vantaggi e si manifesta purtroppo anche a livello politico, attraverso atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che mettono in discussione quella fraternità di cui il nostro mondo globalizzato ha tanto bisogno. Oggi più che mai le nostre società necessitano di artigiani della pace che possano essere messaggeri e testimoni autentici di Dio Padre, che vuole il bene e la felicità della famiglia umana. Mi piace sottolineare come ci siano nel libro aspetti affettuosi e delicatissimi del rapporto con i testimoni del cattolicesimo del XX secolo. Molti sono commoventi e descrivono una Chiesa in cammino alla luce del Concilio Vaticano II, quel cammino che conduce la comunità cristiana ad essere Chiesa in uscita, attenta ai bisogni degli ultimi, rispettosa delle tradizioni popolari, madre premurosa e maestra innovativa al tempo stesso. Una comunità che accompagna i suoi figli all'incontro con colui che è la sorgente della vita. Una comunità che chiede ai suoi figli fedeli di mettere in opera le proprie menti e le proprie energie per servire il regno di Dio che viene nel mondo. Il Presidente ha accolto con entusiasmo, con intelligenza, con competenza e con la sana ironia tipica del carattere romano questo aspetto ed ha risposto con coerenza e con impegno. Anche di questo, nella presente occasione, penso che tutti possano rendere lode e gioire. Buona serata, Angelo Cardinal De Donatis.